gestione, quali sono i nodi che avete affrontato? Ci sono le intercettazioni, c'è la riforma del CSM? Allora, il vertice è andato molto bene, ci siamo confrontati su tutti i temi della giustizia a 360 gradi, abbiamo confermato che entro dicembre dovrà essere approvata, verrà approvata una riforma della giustizia che comprenderà al suo interno la riforma del processo civile e la riforma del processo penale per avere tempi della giustizia brevi, come abbiamo già detto più volte l'obiettivo è il dimezzamento. Abbiamo deciso che nella riforma del processo civile e del processo penale, così come io sto lavorando in queste, ho lavorato in queste due settimane in particolare, dovrà esserci anche la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, il che vuol dire non solo intervenire sul Consiglio Superiore della Magistratura, ma proprio sulla carriera del magistrato affinché, come ho detto più volte, la meritocrazia abbia uno spazio centrale nell'avanzamento della carriera dei magistrati e quindi sulla possibilità di ambire a ruoli apicali della nostra, nella nostra magistratura. È un momento importante in cui noi, per me è fondamentale che una riforma del CSM e della magistratura possa davvero rilanciare agli occhi dei cittadini l'immagine della giustizia. Trovo che l'incontro sia stato molto positivo perché siamo d'accordo sui settori di intervento, io ho portato la mia proposta sulla riforma appunto del processo e del CSM, chiaramente sia io che Giulia Bongiorno dopo questo primo confronto ci siamo detti che dobbiamo anche confrontarci con le nostre forze politiche di riferimento in modo tale poi da avere un altro incontro in cui si articolerà nel dettaglio tutto il disegno normativo. La proposta prevede anche sul CSM il tetto massimo